Ok, allora, vista l'ora, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene anche in aula, che ho le cuffie, non so neanche se si sentono. Ho due microfoni perché così uno serve per registrare e l'altro invece fa l'aula. Comunque possiamo alzare il volume se necessario, insomma, datemi qualche feedback. Intanto benvenuti alla lezione in presenza, è 2 anni che facciamo questo corso praticamente tutto remoto. Quindi benvenuti a quelli che ci sono e anche a quelli che ci seguono in registrato, non siamo live per non aggiungere troppa complicazione. Quindi sto seduto qui davanti al computer così c'è la webcam che mi riprende, non so, pare che agli studenti piaccia abbastanza vedere la faccia del docente quando gesticola, eccetera, perché magari così si vede meglio se c'è qualcosa di importante nelle slide o nella spiegazione senza sentire tutto. Vedete i due nomi evidenziati? Enrico Masala sono io, che farò la maggior parte, praticamente tutta la parte teorica di questo corso, quindi in aula vedrete me. Nel laboratorio vedrete Antonio Servetti e anche Juan Pablo Sainz. Ho messo Antonio Servetti in grassetto perché forse verrà a fare una lezione 2 in aula, dobbiamo ancora un attimo decidere e finalizzare il calendario a seconda dei vari impegni di entrambi. Ma c'è anche Juan Pablo che ci dà una mano per il laboratorio. Queste slide le trovate su GitHub. Abbiamo mandato un avviso a tutti via email e abbiamo messo un avviso sul sito del corso. Quindi adesso andiamo a vederlo anche per chi ci segue registrati. È l'unico avviso che metteremo. Sapete che abbiamo un canale Slack che utilizzeremo per comunicare, a cui spero siate già iscritti. Dunque, applicazioni web, ecco. Ecco, questo è l'avviso in cui così rimane anche registrato, in cui trovate tutto il necessario. C'è il sito del corso che aggiornerò periodicamente con le slide, le informazioni e così via, in cui trovate tutte le informazioni del corso di quest'anno. Fate attenzione che ci sono anche i corsi dell'anno precedente, quindi comunque questo è quello di quest'anno, evidentemente. Abbiamo lasciato quelli dell'anno precedente per chi ha seguito gli anni precedenti, anche per consentirvi di vedere cosa era stato fatto, in particolare i temi d'esame, che è sempre una cosa interessante per gli studenti. Questo è il link per collegarsi, per unirsi al canale Slack, anzi al workspace Slack, qui ci sono diversi canali. Basta registrarsi con l'email @studentipolitoit, automaticamente venite accettati, non c'è uno che deve fare clic, accetta, eccetera. Chiunque può farlo anche al di fuori di questo corso, se fosse interessato, non è che ci interessa, tanto mettiamo il materiale tutto pubblico. Quindi ci sono tutte le informazioni, eccetera. Ci sono già le regole d'esame che sono sostanzialmente finali, nel senso che sono le stesse che abbiamo usato l'anno scorso. L'unica cosa che cambia è che se siamo in presenza, gli orali si faranno in presenza, quindi quando c'è da venire a discutere il progetto verrete in presenza anziché farlo da remoto. Ma il meccanismo rimane uguale. Poi ne parliamo un po' meglio in questa prima ora e mezza. L'orario è quello che avrete già visto sul portale della didattica, ci atteniamo a quell'orario anche perché dovete prenotarvi per venire nelle aule in presenza e così via, quindi se dobbiamo fare una modifica dobbiamo per forza farla passare tramite il portale della didattica e quindi l'orario che compare lì. Questo è il programma, abbiamo un'idea di massima di tutto il programma, però piano piano metteremo a disposizione le slide che ogni anno rivediamo, quindi trovate quelle dell'anno scorso, se siete interessati andate sul GitHub dell'anno scorso che trovate nella pagina del corso dell'anno scorso. Però ogni anno le aggiustiamo perché sapete che facciamo qualcosa, React, questa libreria per sviluppare applicazioni web, che diciamo, evolve abbastanza rapidamente, quindi ogni anno bisogna un po' adeguarsi. Chiaramente le cose base di JavaScript rimangono le stesse, tranne magari appunto correggere qualche piccolo bug, aggiungere qualche suggerimento che ci è stato dato e così via. Invece la parte di React è se qualcosa cambia dobbiamo adeguarci. Quest'anno per esempio è cambiato il cosiddetto router e quindi in quella parte dovremmo adeguarci, ma è più avanti, quindi non c'è problema. Quindi questo è il sito del corso, il link. Queste lezioni saranno messe su YouTube oltre che sul portale didattica. Quindi io in giornata, sostanzialmente finita la lezione, torno in ufficio, appena riesco metto online sia su YouTube sia sul portale della didattica.
Ovviamente la playlist in questo momento è vuota, stiamo registrando ora. E faremo blocchi da 1 ora e mezza, più che altro per comodità. Quindi faremo la pausa tra 1 ora e mezza e l'altra. Torniamo indietro. Quindi sul portale della didattica, appunto, abbiamo il GitHub che è il principale meccanismo con il quale mettiamo a disposizione le informazioni e anzi, come si chiamano i contenuti. È un unico GitHub per tutti e tre i corsi. Sapete che c'è un corso in italiano e un corso in inglese. In realtà il corso in inglese è sdoppiato. L'anno scorso era al contrario, era sdoppiato in italiano, ma visto che quello in inglese ha molti più studenti, per vari motivi, perché ho offerto anche a altri orientamenti, eccetera, è stato fatto questo cambio. Comunque, i contenuti sono perfettamente allineati, quindi useremo le stesse identiche slide in tutti e tre i corsi, quindi che seguiate in italiano e in inglese, cambia solo la lingua di quello di chi vi parla. E vabbè, magari un po' quello che viene raccontato, però il contenuto mira ad essere uguale identico. Tutto è sotto materials, nel materiale, quindi in particolare ci sono le slide, che sono uno, queste che vi sto facendo vedere in questo momento, un attimo fa anzi, adesso questo è il preview, ma ovviamente potete scaricarvele, quindi sono quelle che stavamo proiettando, che sono divise per i tre corsi perché ognuno ovviamente ha la sua peculiarità, no? Le aule, la playlist, eccetera, tutti i vari link sono un po' diversi, ma quando iniziamo il programma, sarà tutto uguale. Ok, quindi qui troverete tutto, troverete anche gli esempi che andremo a fare in aula, in diretta, credo anche stamattina nella seconda parte. Abbiamo un repository ciascuno per ogni corso, quindi il nostro è AV1, Applicazioni Web 1, in inglese invece inizia per W Web Application. A noi gli altri non interessano, potete andare lì a guardare per curiosità, ma insomma sono gli esempietti che facciamo qui in diretta. Io ho già caricato una cosa tanto per fare una prova, lo Word, banalissimo. Nella seconda parte di questa mattina facciamo qualche prova con gli strumenti che dovreste aver già provare ad installare. Ovviamente se venite col computer in aula come qualcuno di voi ha fatto, è l'ideale per voi se volete fare qualche prova direttamente, avete qualche dubbio, provate, eccetera. E se no, si può anche provare tranquillamente a casa, come si è sempre fatto. Ci hanno dato delle aule con le prese, quindi dovremmo essere abbastanza a posto dal punto di vista del supporto informatico, diciamo così, se arrivate appunto personale, dovreste riuscire almeno a tenerlo acceso. Ok, direi che abbiamo visto tutto di quell'avviso, che tra l'altro è riportato anche sul canale Slack, adesso in questo momento vediamo se è collegato, così come avviso iniziale. Benvenuti, che c'è sul portale della didattica. Quindi, proseguiamo con le slide. Quindi, parliamo di questo corso. L'obiettivo di questo corso è cercare di capire bene le architetture web. Qualcuno di voi avrà già un'infarinatura a riguardo, avrà magari già sperimentato per conto proprio, magari fa qualche lavoretto, fa ciocca per conto proprio perché per curiosità e così via. Cerchiamo di sistemare tutto bene, soprattutto per quanto riguarda la parte client, quindi la parte che l'utente vede, quindi quello che chiamiamo applicazione web, no? Come abbiamo le applicazioni standalone sul PC, quelle che installiamo, no? Il browser, Skype, non so che cosa, ormai si installa poco perché è tutto web, però Word, Excel, cioè anche se quelli hanno anche loro la versione online, però quelle sono le applicazioni standalone, quindi si devono installare. Noi cerchiamo di avere un qualcosa di simile che giri all'interno del browser, che si chiama applicazione web, che
come sapete oramai è diffusissima. Per far ciò abbiamo bisogno di imparare a programmare in un linguaggio specifico, che magari qualcuno di voi già conosce, ma che non è ancora stato trattato, diciamo, ufficialmente nel corso di informatica al Politecnico, che è JavaScript. Quindi prima di tutto impareremo un po' a usare JavaScript, non solo le cose di base, perché ovviamente è un linguaggio di programmazione come tanti, ha i suoi costrutti di controllo, if, then, cicli, for e compagnia. Questi avete fatto una triennale, presumibilmente in informatica o qualcosa di simile, siete capaci a gestirli, ma vogliamo andare a capire le peculiarità del linguaggio JavaScript, cosa ci mette a disposizione. Ci sono tutta una serie di modalità di programmazione in JavaScript che sono abbastanza diverse dagli altri linguaggi, per la questione dell'asincrono, eccetera, che vedremo a breve. E poi vogliamo sviluppare le nostre applicazioni web, non ci mettiamo a farlo da zero, anche se potremmo, se siete curiosi, la prima edizione di questo corso, quindi 2 anni fa, abbiamo fatto qualcosina in questo senso, però poi diciamo, lasciamo un po' il tempo che trovava, anche nei feedback del corso, insomma non è stato così apprezzato, quindi non lo facciamo più, però di per sé un'applicazione web si può scrivere direttamente in JavaScript senza usare alcun framework, libreria e così via, però è una cosa estremamente pesante. Il risultato, diciamo, non è sempre così soddisfacente, si è molto più produttivi usando delle librerie, come in tutti i linguaggi di programmazione, no? Quindi, chiaramente un'applicazione potete scriverla anche in assembler, no? Se scrivete un'applicazione standalone, ma non è il modo migliore di procedere per avere una buona produttività. Special focus, quindi abbiamo una particolare attenzione al front-end, quindi la parte che gira all'interno del browser. E per questo usiamo React, che è fondamentalmente una libreria JavaScript che gira all'interno del browser. Svilupperemo una parte del cosiddetto back-end, quello che gira sul server, il minimo indispensabile che ci serve a far funzionare la nostra applicazione web. Poi ci sono altri corsi, tra un po' eccole qua. Ci sono altri corsi nell'ambito della laurea magistrale in ingegneria informatica del Politecnico che possono approfondire l'aspetto server o altri aspetti collegati. Se volete potete inserirli nel vostro piano di studi che si focalizzano appunto sulla parte back-end in maniera molto più esplicita, più pesante di quanto facciamo noi. Quindi noi siamo qui nel quadratino rosso dal quale potete andare diciamo dove volete. Il percorso consigliato se vi interessa in un particolare l'applicazione web è quello prima di tutto di imparare qualcosa dei sistemi della programmazione dei sistemi distribuiti perché comunque sono sistemi distribuiti, un pezzo gira su un computer il client, un pezzo gira su un altro computer il server, quindi ci sono delle problematiche da considerare, no? Già solo come ci parliamo. Noi abbiamo fatto qualche scelta semplice in questo corso per ottenere qualcosa che funzionasse, quindi far funzionare la parte client, però cioè, ci sono diversi modi di parlarsi, ci sono i problemi di sincronizzazione, come fa il server a avvisarci che ci sono accadute delle cose e così via. Certi aspetti li dovremmo per forza lasciare da parte perché questo corso è da 6 crediti, come tanti altri, e quindi non è che possiamo fare tutto noi. Giustamente vi lamentereste. Dobbiamo limitarci, quindi in qualche cosa lo diremo, qui ci siamo limitati, qui facciamo solo questo, però appunto se volete approfondire ci sono altri corsi. Poi c'è il corso di Web Application 2 che fondamentalmente si concentra sul back-end, quindi sulla parte server, e vi insegna a fare la parte server in maniera un po' più strutturata, un po' più come dire, utile in un contesto in cui poi questa applicazione vada usata in produzione, diciamo così, quindi messa effettivamente su un server con tanti utenti che scali e così via. Noi facciamo il minimo per farla funzionare, perché vogliamo concentrarci sul front-end. E poi ci sono altri corsi che qui abbiamo messo in azzurro che possono essere sempre utili. Per esempio c'è il corso Human Computer Interaction. Perché quando fate un'applicazione state fondamentalmente pensando ad una interfaccia per interagire con l'utente. E quindi diciamo, bisogna cercare di fare qualcosa che sia ragionevole per l'utente, no? Avete sperimentato tutti che ci sono delle applicazioni web più intuitive. Trovo sempre subito tutto, mi può fare tutto quello che mi serve al momento giusto, e ci sono applicazioni in cui non si capisce
scatolamento di un'applicazione web dentro un'app per dispositivi mobili, cioè fondamentalmente dentro aprono un browser e fanno girare tutto incluso JavaScript, ma ci sono anche applicazioni native, eccetera, e quindi c'è tutta la questione di come gestire anche in quel caso la sincronicità degli eventi, cosa può succedere su un dispositivo mobile che non succede su un dispositivo fisso e così via, no? Che so, la batteria si sta esaurendo, c'è un'altra applicazione che mi viene davanti perché di solito ne posso aprire solo una, no? A differenza di un computer, di un PC fisso dove posso decidere io cosa vedere e così via perché lo schermo è più grande, eccetera. Quindi questa è l'organizzazione. Tenetene conto quando pensate ai corsi che volete inserire nel vostro piano di studio. Noi andremo a imparare fondamentalmente quattro cose in questo corso. Come vi dicevo, il JavaScript, il linguaggio. Non andiamo troppo nei dettagli, se no non finiamo più. Però appunto ci concentreremo su una specifica versione che è la più diffusa, la più utilizzata, con qualche puntatina sulle cose un po' più moderne. Poi spieghiamo come si fa. Quindi fondamentalmente andiamo a vedere la versione S6 con tutti gli aspetti avanzati, programmazione funzionale, asincrona, i moduli, eccetera, perché ci interessano per sviluppare le applicazioni web bene. Poi dobbiamo ragionare sul browser, quindi l'applicazione gira nel contesto del browser. Il browser ci mette a disposizione un ambiente di esecuzione, dobbiamo conoscere qualcosina delle API messe a disposizione. Se dobbiamo interagire con l'HTML e la sua visualizzazione, dobbiamo sapere appunto, conoscere l'interfaccia del DOM, gli eventi, quando uno clicca dentro il browser ci viene richiamato un pezzettino di codice, dobbiamo riuscire ad agganciarlo agli eventi corretti, capire come funzionano e così via. Faceremo il minimo indispensabile lato server per far funzionare l'applicazione, perché l'applicazione parla con un server, il browser è fatto per parlare con un server, e quindi facciamo questo minimo, lo facciamo usando lo stesso linguaggio del client esclusivamente per comodità, ma il server di per sé può essere scritto in qualsiasi linguaggio. Per far ciò useremo questo node che vi abbiamo chiesto di installare, che è un ambiente di esecuzione per JavaScript indipendente dal browser, quindi è un programma come se aveste aperto l'interprete Python o l'interprete di un qualsiasi altro linguaggio, Ruby o che ne so, di questi vari linguaggi che ci sono, e esegue JavaScript. Noi lo useremo per costruire un server, perché così non ci impariamo un secondo linguaggio di programmazione. Avremmo potuto farlo in PHP, in Perl, in quello che volete, non lo so, ma non per stringere l'abbiamo fatto in JavaScript. Tra l'altro ci viene anche abbastanza comodo, ci sono una serie di librerie che ci aiutano, non ci dobbiamo spendere troppo tempo. La cosa importante è che ragioneremo un po' sulle API, che sono il modo con la quale l'applicazione web interagisce col server. Perché quando parlate tra client e server col browser, mandate delle richieste HTTP, avrete già studiato HTTP, e dobbiamo fare in modo che dall'altra parte si capisca cosa vogliamo e ci venga restituito quello che desideriamo poi usare nel front-end, quindi visualizzare come contenuto o non so, fare altro che abbiamo necessità di fare sul client. Avremo la necessità di avvalerci di uno storage, quindi di un piccolo database, che di nuovo per la nostra comodità non è un database server come quelli che avrete visto nei corsi database eccetera, ma è fondamentalmente una libreria, useremo SQLite per comodità, che scrive su un file, legge da un file, ma si può interrogare col linguaggio SQL a cui siete abituati, quindi per comodità. E dovremo gestire un minimo di sessione autenticazione, perché un'applicazione web nella quale non possiamo autenticarci, loggarci, mettere username, password, eccetera, che serve ben a poco. Fondamentalmente è un'applicazione in cui, possiamo vedere cose non personalizzate come, il valore dell'azione in borsa, le previsioni del tempo, eccetera, ma abbiamo finito lì. Perché? Perché non possiamo ritornare e dire che siamo noi e quindi vedere le cose nostre, perché se non abbiamo un meccanismo di autenticazione
gioco forza che non ci riconoscono. E ultima cosa, come detto, ci concentreremo su React, che è una libreria per, diciamo, per sviluppare applicazioni web, probabilmente la più diffusa, il motivo per cui l'abbiamo scelta. Non è l'unica, più diffusa insieme ad altre, per esempio c'è Angular, ce ne sono delle altre, però ci sembrava didatticamente abbastanza buona, oltre che la usano in tanti, che non è mai male perché quando uscite dal Politecnico avete una competenza già immediatamente spendibile. Comunque torneremo su questi aspetti. Questo è il calendario, oggi siamo alla riga 1, quindi nella seconda parte di questa mattina faremo un minimo di JavaScript, introduzione, quindi basi, oggetti, funzioni. Possiamo andare un po' velocemente perché sapete programmare, quindi non è che devo raccontarvi cos'è una funzione. Devo invece raccontarvi come JavaScript tratta le funzioni, che è una cosa un po' particolare, e lo faremo tra poco. Poi andremo avanti per gradi, quindi impareremo abbastanza bene gli aspetti avanzati di JavaScript. Quello che ci serve è entrare nel browser a costruire una paginetta da cui partire, HTML, CSS, Bootstrap ci aiuta nel CSS, e poi partiamo con React e cerchiamo di costruire passo passo la nostra applicazione web. Arriveremo alla fine in cui abbiamo messo tutti i pezzi insieme e abbiamo un'applicazione web, pur semplice, ma funzionante. Il corso è organizzato in questa maniera, ci sono le lezioni, cioè fondamentalmente oggi, martedì mattina alle 8:30, ci è andato alle 8:30, mi spiace anche a me, ma vabbè, siamo messi così, in aula 27, quindi qui è abbastanza grossa, mi sembra che più o meno ci stiamo senza tanti problemi. 3 ore a settimana, faremo lezione, ma cercheremo di fare anche un po' di esercizi. Io li faccio live col computer qui, che ho preparato apposta, quindi questo è un Linux sul quale ho messo Node, sul quale ho messo i browser, tutto quello che serve, Visual Studio Code, quindi l'ambiente di sviluppo, tutto quello che serve per provare, e proviamo insieme, o meglio, provo io qui e poi proveremo insieme in laboratorio provare quello che stiamo facendo, no? Anche perché sennò raccontare un linguaggio diventa proprio noioso se non si vede qualcosa, diciamo, dal vivo. I laboratori sono il giovedì, ogni squadra ha 1 ora e mezza a settimana, quindi dovete venire o alle 8:30 o alle 10 o alle 11:30, quindi faremo 3 gruppi, cioè 3 squadre. E adesso decidiamo un attimo come dividerci, anche perché poi c'è una questione addizionale sui laboratori, perché i laboratori sono fatti da 3 lab iniziali, diciamo introduttivi, quindi c'è non questa settimana ma dalla prossima si iniziano i laboratori, incominceremo a far funzionare tutto, quindi a mettere su JavaScript, Node, a fare in modo che i nostri programmi girino, eccetera. Questo è il primo laboratorio, e poi a provare qualcosa un po' più avanzato di JavaScript, eccetera. Ecco, tra l'altro ce l'ho qui, a mettere su una piccola pagina HTML, e poi iniziano i cosiddetti big labs, in cui vediamo un po', sì, poi è spiegato, in cui se volete, quello che farete in gruppo verrà valutato e dà dei punti addizionali all'esame se consegnato entro i termini e diciamo ragionevolmente ben fatto, non diciamo perfetto perché ovviamente sono laboratori e state imparando, però diciamo che se è stato chiesto di provare a inserire una certa caratteristica, che so, cosa potrebbe essere di mettere su la gestione dello stato in React, che ci sia un minimo di questo. Poi può anche non essere perfettamente corretto perché un laboratorio state imparando, però insomma avete provato a farlo. Unica eccezione è questa settimana, perché ovviamente stiamo iniziando, non abbiamo laboratorio come molti corsi, useremo il laboratorio come lezione, quindi giovedì mattina in aula 8i, quindi non qui ma in 8i, che sarà l'unica volta in cui andremo in 8i a fare lezione, faremo appunto lezione. Quindi ci portiamo un po' avanti con la teoria e poi possiamo iniziare con un laboratorio a fare qualcosa. Abbiamo
tre slot, perché siamo un corso un po' più grosso degli anni precedenti e quindi siccome non abbiamo sdoppiato, non è stato sdoppiato il corso in italiano insieme al corso in inglese, hanno pensato di darci tre slot per il laboratorio anziché due. Ma noi questo giovedì ne usiamo solo due, quindi abbiamo no, 3 ore di lezione. Ok, e poi la settimana dopo faremo i laboratori. Quindi noi siamo in aula, abbiamo tutte le aule con le prese messe più o meno bene, devo dirvi che le 8 I sono andato a vedere, no, messa un pochino peggio, però insomma in qualche maniera ci si può attaccare, eventualmente si sta un pochino con la batteria, ma non dovremmo riuscire, piuttosto. Poi mi hanno anche assicurato che le mettono un po' a posto, quindi speriamo bene. Registriamo tutte le lezioni, ovviamente non registriamo i laboratori perché non c'è niente da registrare, nel senso siete voi che provate e non, diciamo, quando erano remoti avremmo anche potuto registrare, ma registravamo il vostro computer e poi cosa facciamo? Mettevamo a disposizione il tizio che chiedeva domande, cioè rimaneva brutto anche per voi, no? In presenza è proprio tecnicamente più difficile, quindi l'unica cosa che è registrata è la lezione. Non è in live per non aggiungere troppa complicazione, però la mettiamo a disposizione appena possibile. L'anno scorso è sempre stata a disposizione in giornata, se non diciamo un'ora o due dopo la lezione, giusto il tempo di caricarla. Anche perché usavamo Zoom, dovevamo aspettare che la codificasse, insomma. Ci saranno due o tre momenti nel corso in cui vi daremo qualcosina da leggere e guardare prima del corso, perché ci sono degli argomenti un po' piccolini, limitati, che magari in parte già conoscete, come per esempio HTML o cose di questo tipo, che diciamo spendere proprio tanto tempo in una lezione su quello ci porta via tempo prezioso per fare invece altre cose più interessanti. Però queste cose saranno abbastanza limitate e ovviamente ve le metteremo con il dovuto anticipo a disposizione, date un'occhiata, eventualmente provate a fare qualcosina, ma diciamo questa cosa è giusto un avvertimento, ma non dovrebbe impattare più di tanto. I laboratori inizieranno il 10, quindi la prossima settimana. Queste aule 8i, 9i hanno queste prese, quindi venite, attrezzate il vostro computer, se potete, se no guarderete sul computer di un vostro vicino, collega, amico e così via. Ok, il testo sarà online qualche giorno prima, quindi stiamo ovviamente già preparandoci per il primo laboratorio, che sia abbastanza semplice. E se siete curiosi potete andare a vedere l'anno scorso cosa facevamo, sarà qualcosa di simile. Ci saranno degli esercizi da fare, cercheremo di contenerli come dimensione, quindi dovreste essere in grado di farli più o meno tutti nell'ora e mezza, o magari un pochino di tempo in più, però insomma non saranno cose chilometriche. E metteremo a disposizione le soluzioni. Di solito una settimana dopo, circa, su GitHub. Quindi ci sarà, adesso non ricordo se fanno una cartella sotto Materials Lab o fanno un altro repository, comunque ci saranno le soluzioni lì dentro. Per tutti i laboratori. Adesso parliamo, ecco, dei laboratori in cui ci terremmo che lavoraste in gruppi. Di 3 o 4 persone, minimo 3, massimo 4, potete decidere come aggregarvi. Questo è il link al Google Form in cui vi chiederemo la cortesia di al più presto registrarvi, e quindi mettere il vostro indirizzo di email. Sì, questo più che altro per la gestione del form. Poi darvi un nome al gruppo, quello che volete. C'è gente che ha messo le cose più strane l'anno scorso, tanto poi insomma in qualche maniera lo gestiamo. Tipo, scusate, tipo undefined, null, tutte queste cose molto da geek. Insomma, cose di questo tipo.
console log, non lo so cosa. Ecco. Vabbè, insomma, comunque mettetevi un nome più che altro per comodità, no? E poi scrivete chi partecipa al gruppo, eh? Questo formato, quindi il vostro numero di matricola, nome, email, uno username GitHub se ce l'avete, così diciamo ci facilita la cosa, e basta. Servono almeno 3 studenti, studentesse ovviamente, e un quarto opzionale, quindi il gruppo è da 3 o da 4, ok? Ecco, se poi ci dite anche in quale slot preferireste venire, quindi se alle 8:30, alle 10, alle 11:30, è più facile che riusciamo a organizzare bene questi laboratori. Quindi per i primi laboratori, i primi tre, no, scusate, sì, i primi tre laboratori, no, restarting. No, 4 laboratori se non ho sbagliato. 3, 4, no. I primi 4 laboratori il gruppo non è così importante, più che altro per vostra comodità, no? Poi quando avremo il Big Lab sarà valutato per gruppi e quindi sarà importante avere i gruppi. Io quindi adesso ho scritto anche in collaborazione con i colleghi, per favore ditecelo entro il 6 marzo, però in realtà se è anche arrivato un po' dopo. Non è un problemone perché appunto i gruppi effettivamente ci servono quando partono i big lab. Però se già abbiamo un'idea, se qualcuno viene alle 8:30, qualcuno viene alle 10, alle 11:30, ci riusciamo ad organizzare un po' meglio. Ecco, i big labs funzionano in questa maniera. Ognuno lungo 6 ore, nel senso che sono 1 ora e mezza per 4 settimane. Ci sarà qualcosa da sviluppare, quindi ci sarà, che so, all'inizio mettere sulla parte di interfaccia web, quindi il codice HTML. No, in realtà ho sbagliato. Mettere su il React di base, perché saremo già React, no? Quindi creare lo scheletro dell'applicazione React e metterci dentro un minimo di stato senza la parte server. Questo potrebbe essere il primo Big Lab. Poi daremo un tema più specifico. L'anno scorso c'era una, mi sembra una to-do list, quindi una cosa abbastanza semplice come applicazione web, degli elementi da cliccare o non cliccare per dire è stato svolto o non è stato svolto. All'inizio solo la parte front-end, quindi tutto finto, senza server, quindi nel codice JavaScript all'inizio c'è un vettore con un po' di informazioni, però la pagina è già dinamica, no? Quindi si può cliccare, selezionare, deselezionare, eccetera. E poi nella seconda parte c'è da portare avanti questo esempio e aggiungerci la parte server, server autenticazione, insomma quel minimo che serve ad arrivare a aver fatto tutto quello che serve poi per fare il progetto dell'esame. Ecco, lo farete in gruppi. Perché poi se dobbiamo guardarli e valutarli siete iscritti, adesso non ho più guardato, ma eravate 160 e qualcosa fino alla scorsa settimana da frequentare, quindi non riusciremo a guardare 160 progetti per due durante il corso. Quindi facciamo questa cosa a gruppi per incentivare la partecipazione al laboratorio, non è obbligatorio. Diciamo, ovviamente è consigliato, noi pensiamo che sia utile. Se lo fate, ogni Big Lab vi dà a disposizione un punto in più per l'esame. Quindi ci sarà, adesso parliamo dell'esame e fondamentalmente l'unico modo se volete ottenere la lode. Potete anche prendere 30 senza i Big Lab, se qualcuno. So, per qualche motivo, lavora, non può, può anche non farli, non sono obbligatori, però questi 2 punti in più, se anche ha fatto tutto bene, possono aiutare a prendere la lode. Pubblicheremo a metà, cioè dopo il primo Big Lab, la soluzione del primo Big Lab, così che se qualcuno si è piantato, non è riuscito a fare qualcosa nel primo Big Lab, non l'ha consegnato, eccetera, volendo può ancora consegnare il secondo Big Lab. A partire dalla soluzione che abbiamo pubblicato o comunque dalla vostra soluzione, noi non siamo,
Non ci teniamo al fatto che usiate per forza la nostra soluzione. Ovviamente daremo istruzioni più dettagliate nel proseguo del corso. Ancora qualcosa da dire sui Big Lab? No, c'è poi dell'esame, ma credo ci sia scritto se non lo diciamo comunque. Il materiale vi ho già fatto vedere, è sul GitHub. È linkato dal sito del corso, questo è il nostro gruppo di ricerca, abbiamo fatto una pagina apposta lì perché abbiamo già il sito web pronto, ci viene comodo, le slide, tutto il materiale addizionale c'è, sarà messo tutto lì, non che ci sia tanto materiale addizionale, perché fondamentalmente è tutto sul GitHub, gli esempi e tutto quello che metteremo a disposizione. La playlist YouTube per i video e li caricherò anche sul portale della didattica. Così sono più facilmente scaricabili, principalmente per quello, perché da YouTube non avete il bottone download. Qualcuno si era lamentato, per carità, si può scaricare da YouTube con qualche programma, però così almeno è più facile. Il GitHub ne abbiamo detto, Slack. Se qualcuno non lo conosce, credo sia utile un po' come il Git, impararlo, perché prima o poi nell'ambiente lavorativo salterà fuori. È un meccanismo abbastanza standard per interagire, quindi vi consiglio di provarlo almeno. Tanto più che qui nel corso fondamentalmente gli avvisi li manderemo lì, salvo proprio imprevisti del tipo sto male, non posso venire a lezione, magari allora vado sul portale e mando un SMS a tutti perché è un po' più immediato, sono sicuro che tutti lo ricevano anche se non hanno il Slack aperto o internet in quel momento e così via. Però diciamo fondamentalmente useremo Slack. C'è un canale general in cui scrivono solo i docenti, quindi sono gli avvisi fondamentalmente. E c'è un canale discussion in cui possono scrivere tutti, quindi potete scrivere anche voi, noi guardiamo e se c'è bisogno rispondiamo. E potete rispondervi anche tra voi, quindi ho avuto un problema a installare Visual Studio Code, eccetera. Magari io in quel momento non ci sono, i miei colleghi non ci sono, per un po' non vi risponde nessuno, ma magari c'è un vostro collega che ha avuto lo stesso problema, vi risponde e risolvete anche più in fretta. È un modo anche per comunicare tra voi. Ecco, evitate se possibile i messaggi diretti al sottoscritto di altri docenti, che si possono mandare con Slack. Per questo tipo di questioni, perché magari è più probabile che vi risponda un collega che ha avuto lo stesso problema, oltre che al fatto che se si manda su Discussion lo vedono tutti e se per caso poi qualcuno ha avuto lo stesso problema, ha avuto lo stesso dubbio, eccetera, ha già la risposta. Se invece rispondo uno, poi arriva un altro, mi danno altro, devo dare la stessa risposta e così via, e si rallenta tutto il processo, no? Però è un solito meccanismo di qualsiasi gruppo. Ecco, esame. L'esame è composto da lo sviluppo di un progetto in modalità individuale, quindi dovete farlo per conto vostro e c'è un progetto per ciascuno, nel senso che ognuno deve consegnare un progetto, il progetto è uguale per tutti, per l'appello, però ognuno deve fare il suo, a differenza dei laboratori per i Big Lab, dove diciamo tutti in gruppo, consegnate qualcosa se desiderate. Quindi richiederà un certo sforzo sia da parte vostra sia da parte nostra, però diciamo non c'è altro se non la discussione di questo progetto. Questo progetto può portarvi fino a 24 punti, quindi voi consegnate il progetto, noi lo valutiamo. Al primo appello di solito ci mettiamo abbastanza perché tendenzialmente venite in tanti, almeno negli anni, 2 anni precedenti siete venuti in 100 e qualcosa, quindi capite che ci va un attimo, no? Anche se sono solo 5 minuti a progetto per 100, diciamo, fa il suo tempo, ma non sono 5 minuti perché fossero 5 minuti saremmo a posto, ci va un attimo di più. Quindi noi diamo una valutazione. Avete 20 giorni di tempo per svilupparlo, quindi 20 giorni prima di ciascun appello mettiamo a disposizione il testo. Voi lo consegnate entro la scadenza, che è la sera prima del giorno dell'appello, più che altro preso come data di riferimento, perché diciamo quelle sono le date degli esami del Politecnico. Lo consegnate, noi diamo una valutazione, pubblichiamo questa valutazione su 24 punti massimo.
E poi dovete, se volete, venirla a discutere. Se volete, nel senso che se non venite, non passate l'appello, no? Però potete anche decidere di non venire. Non mi va la valutazione, ho sbagliato, l'ho consegnato, però ho fatto tanti errori, non voglio rifarlo, eccetera. Potete non venire, lasciate perdere e ne fate un altro appello. Ok, quindi la discussione orale è obbligatoria se uno vuole passare l'esame. Dà fino a 6 punti, tendenzialmente a seconda di come uno racconta il progetto, se racconta bene, con proprietà di linguaggio, racconta bene cosa è stato fatto, perché, risponde alle domande che vengono fatte riguardo al codice e così via. Si vedono insieme i problemi che ci sono nell'applicazione web, se ci sono stati problemi. Quindi abbiamo sempre fatto che io e i miei colleghi, quindi il professor Servetti, per esempio, prova con voi l'applicazione web, la carichiamo sul nostro server per comodità, perché diciamo, poi alla fine queste cose tengono un tot di gigabyte, perché React è abbastanza pesante da questo punto di vista, però la carichiamo su un server remoto, la guardiamo insieme, proviamo. Di solito vi faccio vedere dei punti in cui non funziona, voi o sapete già, vi siete già accorti che non funziona, e quindi mi dite sì, non funziona perché avevo fatto questo, quello, mi sono sbagliato, eccetera. Oppure cerchiamo di capire insieme perché non funziona, mi raccontate cosa avete fatto nel codice che ha portato quel problema e così via. Insomma, da quei punti lì partiamo per discutere un po' la vostra applicazione. E sulla base di come ve la cavate a discutere, eccetera, e anche un po' su come avete fatto l'applicazione, arrivate fino a 6 punti. E poi, quindi 24 più 6 fa 30, ci sono quei due punti addizionali che dicevamo dei Big Lab. Quindi uno può arrivare a 30 tranquillamente, se ha fatto una bella applicazione, un bel progetto, lo discute bene, su 30 ce l'ha. Però per prendere il 30 lode serve fare il Big Lab. Ci è sembrata una cosa ragionevole, anche visto l'esperienza dell'anno passato in cui abbiamo introdotto i Big Lab. Insomma, ci sembra ragionevole, quindi abbiamo mantenuto questo. Abbiamo le regole di esame complete appunto sul sito del corso, le abbiamo viste prima. Vi invito a leggerle con calma, ovviamente non è che possiamo metterci qui a leggerla, diciamo diffusamente perché ci manca il tempo, però così ve le leggete con calma. Sono in inglese perché le vogliamo tenere allineate con l'altro corso in inglese, quindi l'unica lingua comune è l'inglese. Però se avete qualsiasi dubbio, domanda riguardo, chiedete, risponderemo. Diciamo, c'è scritto cosa uno può fare o non può fare, quali sono i criteri di valutazione del progetto, eccetera. Il codice lo scarichiamo noi, lo apriamo noi sul nostro computer, lo giriamo noi e voi lo discutete insieme a noi, no? Tanto dovreste più o meno conoscerlo, eventualmente potete tenervi qualche appunto per conto vostro, no? Perché non è che uno si ricorda proprio tutte le funzioni, dove le ha messe, eccetera, però diciamo tanto se si discute, si parla di scelte implementative, oppure se c'è un problema puntuale sul codice andiamo a cercarci la linea di codice e guardiamo il codice insieme, non è che dovete avercelo tutto in testa, a memoria, ecco. Ci sono una serie di raccomandazioni che vi invito a leggere, quindi tutti i consigli derivanti dall'esperienza che abbiamo già fatto con i 2 anni di corso che abbiamo già erogato. Ok? Dunque, io full screen. Quindi le regole d'esame ve le guardate con calma per la prossima volta o comunque la lezione successiva, la prossima settimana, se qualcuno ha dei dubbi possiamo chiarire. Lo sviluppo del progetto, fondamentalmente l'abbiamo già detto, adesso sarà poco chiaro perché non abbiamo ancora fatto il corso, ovviamente, però dobbiamo sviluppare un'applicazione usando React, ovviamente, se non c'è React c'è a metà del corso, quindi deve usare React, deve usare JavaScript,
Devo usare Node più Express, che è la libreria che ci serve a fare server web lato back-end. Deve usare SQLite, nessun altro database, per comodità, perché così mettiamo un file insieme alla cartella del server e abbiamo risolto i nostri problemi di database. Ok? Metteremo le specifiche, appunto, che sono qui il testo dell'esame, e se volete andare a vedere sui siti degli anni precedenti trovate tutti i testi degli anni precedenti. Individualmente si consegna tramite GitHub Classroom, quindi è necessario che prima o poi vi create un account GitHub. Non c'è bisogno che mettiate il vostro nome, cognome, matricola, mettete quello che volete, tanto poi lo collegate nel momento in cui fate la prima sottomissione. Noi mettiamo la lista dei nomi, cognomi, matricola, vi collegate, se ci si sbaglia ci scrivete, insomma si può scollegare, si può aggiustare. Però ci teniamo che usiate GitHub. Sia per semplificare il lavoro lato nostro, perché appunto vi dicevo, il primo appello per esempio di solito sono più di 100 che consegnano, 100-120, quindi ci serve un sistema organizzato per fare queste cose. E anche perché così nel frattempo imparate un po' a usare Git, che è di nuovo una cosa utile per il vostro futuro lavorativo. E tra l'altro, se non sbaglio, nel corso di ingegneria del software dovrebbero spiegare qualcosina di Git. Se negli anni scorsi pare che l'abbiamo fatto più verso la fine che l'inizio del corso. Comunque, noi man mano che lo incontriamo, vediamo, ma facciamo delle operazioni molto semplici, non pretendiamo di andare a fare i branch e così via. A noi va anche bene che voi prendiate il vostro codice, fate tutto quello che volete per conto vostro, a un certo punto lo copiate nel vostro repository, fate commit, push, tag final come ci sarà sulle istruzioni, finito. Quindi non abbiamo bisogno di vedere la storia, non ci interessa la storia. Se volete provare a usare GitHub per conto vostro, il Git anzi per conto vostro, e provare a fare i branch, la storia è, fate, ma a noi non serve. Ok? Quindi lo usiamo in modalità molto semplice. Commit push, cioè salva quello che ho fatto, mandalo sul server. Questo è il significato di commit e push. Basta. Appunto, lo valuteremo, lo proviamo su Linux, mi raccomando. Questo c'è scritto in più posti nelle istruzioni. Provatelo anche voi una volta su un Linux pulito, perché poi mancano i pacchetti, mancano l'importazione dei pacchetti, ci sono i problemi di case sensitive dei nomi dei file e così via. Quindi fate bene attenzione a queste cose. E ovviamente non è che lo proviamo e basta, diamo anche un'occhiata al codice. Come in tutti gli esami di programmazione, alla fine l'esame è quello, non è che vi chiediamo di venirci a raccontare come funziona JavaScript. L'esame è quel progetto. Tra l'altro, una cosa che è stata anche abbastanza apprezzata nei corsi precedenti, cioè che ci ha scritto nei feedback, i famosi CPD, eccetera, beh, finalmente un corso in cui c'è un progetto da consegnare, si fa qualcosa di pratico e siamo stati anche contenti, insomma. La discussione orale, ovviamente dobbiamo verificare che l'abbiate fatto voi, ma non è mai successo che abbiamo trovato qualcuno, perlomeno nel corso in italiano, che non l'ha fatto lui stesso, lei stessa. Insomma, perché? Perché nel momento in cui avete fatto un'architettura un po' complicata, magari con qualche scelta strana, se fate qualche scelta un po' inusuale rispetto ai vostri colleghi, è la prima cosa che vi chiedo: perché avete fatto così? Quindi, ovviamente, se uno sa spiegare, discute, spiega anche la motivazione. È evidente, già evidente, no? Che ha già fatto qualcosa, almeno ci ha riflettuto sopra, ecco. E vabbè, i criteri di valutazione ovviamente dovete conoscere la parte pratica, cosa avete scritto, ma anche un po' di parte teorica, cioè se parliamo di una promise e non avete l'idea di che cosa sia, ecco, mi preoccupo un attimo, anche se funziona, no? Adesso ho fatto un esempio di una cosa di JavaScript che vedremo, ovviamente a qualcuno di voi non dirà nulla, però cioè, se ci sono degli aspetti del linguaggio che non avete neanche l'idea di cosa siano, sono un attimo preoccupato, no? Ovviamente la valutazione dell'orale ne risente un po'. Ok, oppure, ma boh, non so perché funzioni, in effetti questo l'ho provato, ma non sono riuscito a farlo funzionare. Ecco, non sono riuscito a farlo funzionare. Non è una gran risposta da dare un esame orale, no? Ma va da sé, no? Queste cose penso siano oramai abbastanza chiare a voi che non siete del primo anno dell'università, ecco.
Concludiamo abbastanza in fretta, così facciamo la pausa. Queste sono tutte le risorse a vostra disposizione. Come potete immaginare, in questo contesto c'è il mondo a disposizione su internet. Perché? Perché tutti sviluppano applicazioni web, no? Quindi, allora, noi vi consigliamo un tot di siti. Quindi c'è sicuramente le varie guide, la MDN, Mozilla Developer Network, che è il riferimento fondamentalmente per JavaScript, che è stato sviluppato fondamentalmente da Mozilla tanti anni fa. React, anche questo è riferimento per React, un po' meno dettagliato per la verità. Ci sono una serie di libri, vedete voi, ma diciamo non so quanto possono esservi utili, anche perché questi argomenti evolvono abbastanza rapidamente, quindi vedete voi. Credo ci sia anche qualcosa in biblioteca, se siete curiosi, però è chiaro che un linguaggio non si impara sfogliando un libro, eh? Si possono magari leggere dei capitoli, imparare degli aspetti, dei concetti presentati in questi libri riguardo a come mai il linguaggio funziona così, eccetera, però diciamo, le mettiamo più che altro come riferimento, eh? Ci sono tante risorse online, anche dei libri online, quindi basta cliccare su questi link. Diciamo, per esempio, non so, volete andare a vedere qualcosa sulle closure, che è un altro aspetto peculiare di JavaScript, trovate qualcosa. Noi cerchiamo di darvi dei link a qualcosa che ci sembra ragionevolmente ben scritto e comprensibile. Poi, in genere sarà difficile trovare qualcosa proprio di completamente sbagliato, no? Però magari di non chiaro o inutile questo si può trovare abbastanza. E quindi i link che vi mettiamo noi cerchiamo di selezionare sulla base di quello che pensiamo sia più utile e più chiaro. Va bene, libri online, eccetera. JavaScript Info, ecco, DevDocs, che è abbastanza utile, perché è un po' un compendio di tutto quanto, eh? Io adesso, ma giusto così perché ci trovate un po' tutto quello che ci serve, no? Oltre a JavaScript ci trovate l'HTML, CSS, le API e così via, no? Quindi è un posto dove trovate tutto senza andare a cercare sui vari siti. Ma giusto come esempio, non. Ok, questi sono gli strumenti che ci servono, quindi quelli che dovreste installare prima o poi sul vostro computer per poter lavorare. Node sicuramente, mi raccomando la versione, stiamo tutti allineati sulla stessa versione, in questo momento c'è la versione 16, la cosiddetta LTS, che vuol dire Long Term Support. Le versioni pari, 14, 16, eccetera, su quelle supportate per più tempo. E quindi, nell'ottica di avere tutti la stessa versione, almeno per un anno, fino a che inizia il corso l'anno prossimo, stiamo su questa versione. C'è anche la 17, però ogni 6 mesi fanno una nuova versione. Quindi capite che se andate su una versione che poi tra 6 mesi non è supportata, magari, speriamo di no, però dovete ancora superare l'esame, eccetera, dovete installare un'altra, è tutto un pasticcio. Cerchiamo di stare su questa che almeno un anno ci dura, diciamo così. Avete le istruzioni di installazione, che fondamentalmente vogliono dire aggiungere il reposito corretto di Node sulla vostra distribuzione Linux o Windows, secondo dove la volete mettere, eccetera, nel sottosistema Linux di Windows o per il Mac, insomma, come volete, e installate la versione 16. Esistono delle estensioni per i browser specifiche per React che ci consentono di analizzare cosa sta facendo React. Possono essere utili, non sono fondamentali, però ogni tanto sono utili, quindi per più avanti, ovviamente, perché adesso iniziamo con JavaScript e ci servono fino a un certo punto. Questa invece ci serve fin da subito, lo usiamo stamattina, Visual Studio Code, l'ambiente di sviluppo, ok? Probabilmente lo conoscete già peraltro, perché non supporta solo JavaScript, ma supporta tanti linguaggi, è un ambiente abbastanza aperto e così via. Noi lo usiamo per JavaScript, perché ce lo supporta abbastanza bene, però dobbiamo aver installato Node, nel senso che questo non viene con l'interprete JavaScript installato. Quindi Node è l'interprete JavaScript, che è quello che abbiamo visto prima, il 16, e il Visual Studio Code è l'ambiente in cui sviluppiamo. Potete anche scrivere in un editor di testo, ma chiaramente
cercando di essere più efficienti possibile, avrete oramai imparato che un ambiente di sviluppo ci aiuta non poco. Ok, io ho finito questo racconto. Se ci sono dubbi o domande, vi rispondo volentieri. Se no, fermiamo la registrazione, facciamo un attimo di pausa e poi iniziamo il corso vero e proprio. Ci sono dei dubbi, delle domande? Sì, c'è un dubbio? Ah, la sovrapposizione, ok, sì, giusto, grazie. Dunque, uno studente, lo ripeto per la registrazione, uno studente ci ha segnalato una sovrapposizione del corso, mi sembra, Software Engineering, vero, in inglese, con i laboratori. Ci sono altri che hanno questa sovrapposizione? Dunque, vediamo un po'. Siete in tanti che seguite l'inglese anziché l'italiano? Ok. Allora, facciamo così. Quindi direi che ce n'erano 20-25. Noi cerchiamo di mettervi come laboratori nei primi due slot, ok? Quindi dalle 8:30 alle 11:30, ok? Perché ho visto che la sovrapposizione è solo dalle 11:30 all'una, giusto? È corretto? Ok. Quindi, facciamo così. Niente, vi registrate al solito form che abbiamo messo online per i gruppi e ovviamente selezionato le 8:30 e 10. E poi cerchiamo di fare l'assegnazione, dovremmo poter vedere se siete iscritti al Software Engineering 1. Sul portale, se siamo autenticati, dovremmo riuscire a vederlo. E quindi, se siete iscritti, cerchiamo di non spostarvi alle 11:30, ok? Quindi proviamo così e poi eventualmente se ci sbagliamo da qualche parte, perché qualcuno magari ha seguito l'anno scorso, risegue, eccetera, ci scrive e aggiustiamo, ok? Dovremmo, spero, riuscire a gestirlo. Ci sono altri dubbi o domande? Poi potete sempre chiedere. Spero che siamo stati abbastanza, diciamo, esaustivi. Allora, fermiamo la registrazione, che speriamo sia venuta. Facciamo 5 minuti di pausa, così andate a sgranchirvi le gambe se volete, se no state qui. O se avete dei dubbi venite pure qui. E poi riprendiamo e iniziamo col corso vero e proprio. Allora, vediamo.